Vogliamo con questo evento cercare di portare i migliori talenti, le migliori menti, i ragazzi che lavorano sulla tecnologia a Cortona, perché come ho detto prima, Cortona è nota dal punto di vista internazionale per la sua cultura, per la sua arte. Vogliamo che diventi anche un punto centrale per quanto riguarda la ricerca e la tecnologia. La Banca Popolare di Cortona ha cambiato pelle e la cambierà ancora, e è molto interessata a tutte quelle iniziative che cercano non solo di sviluppare economicamente il territorio, questo sicuramente è importante, ma che diciamo, tendono a sviluppare la mentalità che viaggia in questo territorio. Dobbiamo essere aperti, oggi è il mondo delle comunicazioni, il mondo del parlare, il mondo del capire, il mondo del cercare. Ecco, e questo noi vogliamo farlo. Quest'anno quest'idea che è partita un po' dalla banca è stata inserita nel Mix Festival con una mentalità di sinergia con il comune che chiaramente rappresenta l'istituzione locale e che va sempre considerata e che ha risposto positivamente a questa cosa. Ora vedremo come va questo che è un esperimento, perché per ora è solo un esperimento, ma è uno di quegli esperimenti che potrebbero espanderci molto, molto, sia come appunto immagine che come modo di conoscere Cortona. È una maratona di hacker, cioè di programmatori, di entusiasti della materia, della tecnologia e comunque del mondo dell'informazione, che per la prima volta si svolge nel nostro territorio, con un connotato molto, molto particolare. È un connubio tra passato e futuro. Il luogo, infatti, dove questa si svolgerà è il centro Sant'Agostino, che è un centro, diciamo, della storia della nostra zona. E l'attività che si farà è un'attività del futuro, quindi è un trade union tra il passato e il futuro. Sostanzialmente si svolgerà in 24 ore, dove dei team di ragazzi e di appassionati faranno e svolgeranno i loro progetti, e al termine di questo periodo, di queste 24 ore continuative, quindi è una maratona che durerà appunto 24 ore, verranno presentati questi progetti e ci sarà una giuria che li giudicherà e li premierà. La cosa particolare è questa, che per la prima volta nel nostro territorio avviene una manifestazione di questo tipo qua, e la cosa particolare per Cortona è il connubio tra il passato e il futuro. Se guardate anche il logo che è stato scelto per questa manifestazione, è la Tabula Cortonensis, quindi una immagine del passato, però al posto della scrittura etrusca è stata sostituita, è stato messo il codice di programmazione. Quindi, sta a significare che passato e futuro sono idealmente congiunti in un percorso virtuoso per il nostro territorio.